dei carabinieri in festa anche in Valle Camonica per la patrona Virgo Fidelis, un comando compagnia con sede a Breno, 13 stazioni da Ponte di Legno a Pisonia, più di 130 uomini al servizio del territorio e dei cittadini. L'arma dei carabinieri è un presidio importante nella nostra valle. Quest'anno la patrona è stata celebrata ad Arfo con una solenne messa nella chiesa di Santa Maria presieduta dal cappellano Monsignor Angelo Bassi. Presenti il comandante della compagnia, capitano Filiberto Rosano, con i comandanti delle stazioni, i rappresentanti dei carabinieri in congedo, il sindaco della città, i rappresentanti della comunità montana, delle polizie locali, della polizia stradale e dei vigili del fuoco. Il motto dell'arma è Nei secoli fedele. La Virgo Fidelis, Maria Madre di Gesù, la Vergine Fedele, è stata scelta quale patrona dell'arma l'11 novembre 1949 da Pio XII su sollecitazione dell'arcivescovo Carlo Alberto Ferrero, ordinario militare. Anche il testo della preghiera del carabiniere è letta alla fine della cerimonia religiosa è suo. Tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà fino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. La ricorrenza della patrona il 21 novembre è stata fissata dallo stesso Pio XII nel giorno in cui cade la presentazione della Beata Vergine Maria e la ricorrenza della battaglia di Kukalbert, combattuta in Abissinia fra l'agosto e il novembre 1941, per la quale alla bandiera dell'arma è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare. Il primo gruppo mobilitato ai carabinieri ebbe gravi perdite, ai pochi sopravvissuti venne tributato l'onore delle armi. Un carabiniere per sempre anche in Valle Camonica, oltre ai militari effettivi, opera un bel gruppo di militari in congedo a cui spetta anche il compito di organizzare la festa della patrona. Noi siamo delegati a fare questa festa perché noi ci teniamo anche che siamo in congedo, ma siamo sempre presenti e ci dedichiamo questa giornata alla Madonna. Il carabiniere è una missione, una volta indossati gli alamari diventa una missione per tutti, per la difesa di tutti i fratelli italiani, insomma. Durante l'omelia, Monsignor Angelo Bassi ha sottolineato le affinità tra la Vergine Fedele e la fedeltà alla patria, alle istituzioni, alla legge, agli uomini e alle donne di questo paese, al servizio che sono la mission dei carabinieri. Se a tutto questo poi si aggiunge la fedeltà alle leggi del Signore, ha detto il cappellano. Fanno miracoli, veramente i nostri carabinieri, e lo posso dire perché ho passato anni sia nelle 7 province della Lombardia, Lecco, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Lodi e Pavia, e poi al comando generale ho sempre visto degli uomini e donne al servizio della società, al servizio della popolazione, al servizio di uomini e donne, specialmente poi dei bambini bisognosi. Ecco, il prestarsi con amore, questo è quanto io ho notato che fanno i nostri carabinieri.